messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. I tweet del Papa, aggiunge una nota della Santa Sede, viste mondiali che comunicano con Twitter, dopo Obama, Putin e altri capi di Stato, e come loro si appresta ad usare le nuove tecnologie non solo per parlare al mondo, ma anche per difendere i propri segreti. Dopo lo scandalo Vatican di Milano, buongiorno professore. Abbiamo visto un clima più sereno, si può pensare ora alla crescita, ma come fare visto che i consumi interni languono? È ora di rimboccarsi veramente le maniche, ma soprattutto le imprese devono accendere i tre motori fondamentali che favoriscono crescita, sviluppo e affermazione sui mercati. Le tre cose sono innovazione, scegliere giuste tecnologie, marketing, sapere mettere veramente al centro delle proprie decisioni il cliente e naturalmente internazionalizzazione. A fianco è naturalmente necessario però l'intervento delle autorità di governo, trasformare la pubblica amministrazione e il paese in un acceleratore dello sviluppo. Quali sono i settori del Made in Italy più pronti allo sviluppo? Ma noi abbiamo dei settori che tradizionalmente sostengono le nostre esportazioni, sono quelli legati al Made in, abbigliamento, design, accessori della pelle, ma anche e soprattutto tutta la meccanica leggera. Questa in particolare rappresenta qualcosa come oltre il 50 miliardi di esportazioni. Accelerare la crescita significa focalizzare in modo selettivo su questi settori che possono garantire ancora grosse opportunità. C'è quindi spazio per aumentare le esportazioni, ma c'è spazio per avere una nuova occupazione? C'è spazio per tutte e due. Entrare nei mercati dove c'è crescita significa aiutare soprattutto lo sviluppo di occupazione, perché le aziende possono crescere. Ma parallelamente però bisogna anche intervenire su altri fatti che possono contenere le nostre opportunità di crescita, ad esempio la contraffazione. Se riuscissimo a contenere anche solo parzialmente le cose in cui possiamo qualificare i nostri vantaggi competitivi. Grazie al professore Enrico Baldani, docente di economia alla Bocconi di Milano, che è stato qui con noi. Per oggi è tutto. I progressi militari non sono altro che il preludio allo scontro finale. $50 al mese più vitto e alloggio. E chi ci crederebbe? È più che abbastanza. Una macchina nuova, una ruota nuova. È una bella fortuna, quando si parli. E io sarò pronto domattina all'alba. Domani? Devo ancora sistemare quel tizio. C'è da facciare tutto il grano ancora. Ma Charles, non puoi rinunciarci, che sono $50. E in due sono $100 in contanti, non puoi. $100. Bene. Va bene, vado a dirlo a Kerry. D'accordo, ci vediamo domani mattina. Il giornale? No, non importa, tienilo tu. A domani. Bene. Ciao, la cena è pronta. Vengo subito, cara. Accedere al nostro sito come il risultato .0 si chiama Pagna il programma che vi sanno più redattor della città cattolica. La prestigiosa revista de los jesuitas che si occupa principalmente di letteratura, musica, cine e nuove tecnologie applicate al settore umanistico. Al mondo della rete intendida non come un strumento, sino come un ambiente comunitario. Ha dedicato un volume con il titolo Web 2.0 Redes de Relación. De acuerdo al religioso Espadaro, la web no ha hecho otra cosa que profundizar y dar nuevas presentaciones de las necesidades más antiguas del hombre. Estoy atento a las novedades que no son nunca novedades, ni el que profundizan las necesidades antiguas del hombre. Todas estas redes sociales que vienen definidas nuevas son en realidad las necesidades más antiguas del hombre. Por tanto, somos los Carolyn, ti prego, non rendermi le cose più difficili. Credi che siano difficili solo per te? Hai mai pensato a quanto lo siano per me? Cara, è un po' il frutto del suo lavoro ultradecennale alla civiltà cattolica sui temi di internet, della rete, delle nuove tecnologie. Può spiegarci quali sono gli aspetti che la affascinano maggiormente di internet? Si immagina internet come una grande novità, in qualche modo lo è, certamente è una rivoluzione. Tuttavia direi una rivoluzione delle tradizioni antiche. È un errore vedere in internet una pura novità, bisogna capire a quali desideri la rete risponde. I desideri sono molto antichi, sono desideri di comunicazione, di scambio di contenuti, ma anche di relazione.
La rete oggi ci permette di comunicare meglio e di essere in una relazione più stretta, se lo vogliamo. Quindi direi, parlando della rete, bisogna parlare soprattutto in termini di risposta a desideri antichi piuttosto che di corsa all'ultima novità. Quali sono gli aspetti? Perché se questo incontro è stato creato perché la Chiesa ha bisogno di ascoltare. Che cosa ti vuole? E non ti fa vedere. E io adesso Gesù Cristo che vuole parlare e comunque non si vede mai. Quindi se è il Vaticano che ha un vocabolario, deve ascoltare. Tu ci andrai. E davanti a un presepio sotto l'albero di Natale, un libro è sempre un dono gradito. Se poi è un testo di poesie che muovono dal buio alla ricerca della gioia, dell'annuncio, beh, allora parole d'autore sceglie per voi l'ultima fatica letteraria di padre Antonio Spadaro. Ci racconta tutto Paolo Fucini. Quello che ho fatto in questo volume, che la casa editrice ha recepito molto bene, è quello di non proporre i soliti bei testi natalizi, ma quindi di leggere la letteratura di cuore, cioè i grandi autori, ma anche autori di cuore. È stato creato. Possiamo cominciare? A chi spetta il ruolo dell'educatore, ammesso che ci sia ancora l'opportunità in rete di educatori? Certamente sì, e ognuno di noi deve imparare la sorta di autoeducazione. La rete è un mare aperto e bambina in un certo modo, nel senso che siamo nella piena evoluzione. Quindi c'è molto male, ci sono molte difficoltà, molti contenuti a volte falsi. Allora bisogna imparare la persona a essere recettiva nella maniera corretta, cioè imparare a distinguere ciò che vale e ciò che non vale. È un processo molto lento, non ci sono persone o istituzioni che sono in grado di fare quest'opera in maniera chiara, coerente e assoluta. È necessario un compito di autoeducazione, di valutazione, anche per tentativi ed errori. È un processo molto lento, ma molto interessante. Sì, perché c'è un'ecatomba in più, la dicotomia tra esperienza reale, esperienza virtuale, quanto sono di creare nodi, di creare connessioni. Quindi appunto una profondità che va non in basso ma in largo, cioè è in grado di abbracciare quanto più è possibile. In questo senso l'universalità, quindi la cattolicità della Chiesa aiuta parecchio a comprendere l'altro, un lavoro di collage con finalità paraculturali. Vi saluto.